telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. Sull'esterno crei spazi al centro, ma poi in mezzo non ci sono gli uomini che hanno maggiore dimestichezza con il gol a sfruttarli. Vuole la profondità. Da lì può segnare. Bella parata! Che grande parata! Lì è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Sia fuori gioco sia così. Fuori gioco c'è.
pressione della tre quarti. Passaggio in avanti, può concludere, ottima la parata del portiere. E qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Prova a saltare al centrocampo. La butta in mezzo. Meggiorini si allunga e trova la palla. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Conclusione. Birsa, autore di un assist oggi. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. L'arbitro va a dirgli due parole e qui forse poteva anche tirare fuori il cartellino. Sono finiti i primi 45 minuti, squadra negli spogliatoi, primo tempo intenso. Ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare, così possono ribaltare la situazione. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. L'allenatore si sarà sicuramente fatto sentire negli spogliatoi. Ora sta ai giocatori dimostrare di aver capito cosa devono cambiare per poter rimettere in piedi questa partita. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. L'arbitro va comunque a dire